Il capodanno targato Rai 1 è stata occasione unica. Come vetrina per la città di Crotone e il suo intero territorio. Se vogliamo guardare oltre e sfruttare la mediaticità ricevuta, molte cose devono cambiare e mutare, altrimenti rimarrebbe un evento fine a se stesso. Sì, sicuramente il territorio deve cogliere questa opportunità. Abbiamo lasciato il 2023 con uno spirito di positività immenso, il 2024 è partito altrettanto bene, abbiamo visto il tuffo di Capodanno che stravolge gli animi delle persone con una spensieratezza, veramente uno spirito positivo che si raddoppia, si moltiplica di anno in anno. Dobbiamo attraverso le varie amministrazioni, sia quella regionale che provinciale e locale, dobbiamo spingere affinché il tessuto cittadino di Crotone possa esprimere tutte le sue positività. Beh, un progetto per questa nuova piazza Pitagora, isola pedonale, Confcommercio cosa dice in merito? Ma noi siamo sempre per migliorare quello che è la positività a livello commerciale della cittadinanza. È un servizio che vogliamo dare, vogliamo cogliere, sappiamo quante difficoltà hanno i negozi di vicinato in questo momento, non solo nella città di Crotone ma in tutti i centri della nazione. È importante creare quella sorta di centro commerciale naturale che già sono 10 anni di cui noi parliamo, spingiamo sempre le varie amministrazioni affinché questo nasca e si moltiplichi con velocità. Purtroppo la macchina amministrativa ha tempi pachidermici e questo diventa sempre difficile. Noi spingiamo in quell'ottica, vogliamo che se la zona pedonale deve essere costruita, lo deve essere attraverso gli attori di pertinenza e quindi le associazioni di categoria, prima che ogni imprenditore e che ogni singolo cittadino. Natale e saldi, come è andata e come andrà secondo Confcommercio? Natale è stato un Natale importante, diverso ma importante. Non si è recuperata la stagione perché comunque il freddo è arrivato tardi, lo stiamo vivendo in questi giorni, nei saldi contiamo parecchio, c'è un borsino della spesa che è sempre ristretto perché si calcola che siano 137 euro in cada uno che si potrà spendere all'interno di ogni famiglia, sono però il comparto che la prende di più è sempre quello del settore tecnologico, quindi soffrirà un po' la moda, recupereranno le scarpe, l'abbigliamento, il capospalla, perché se arriva il freddo di questo avremo bisogno, però c'è tanto da lavorare, da sperare sicuramente perché i tempi migliorino e diventino più, come dire, confacenti alle esigenze dei commercianti.